Allora, buon pomeriggio a tutti. Dunque, io sono in super ritardo e col cellulare scarico e quindi adesso è inoltre con un appuntamento a breve, per cui dovrò anche oltretutto interrompere la diretta. Però ho detto intanto inizio, spiego che appunto sono in ritardo perché ho avuto un inconveniente con l'altra diretta, quella del gruppo Aromi. E c'era Zoom che ha fatto su un casino pazzesco, per cui sono purtroppo adesso in super ritardo. Però intanto vediamo di iniziare, perché vorrei, ci terrei a rispondere a una serie di domande. Scusate, che allora mi sono mandata tutte le vostre domande su qua sull'altro telefono, in modo che riesco ad usare un telefono per la diretta e l'altro per le risposte. Allora, ci sono tante domande, sono contenta. Adesso vediamo se ce la faccio a rispondere a tutti. Allora, partendo dalla prima, Grazia Sanna chiede, oli essenziali. Dunque, allora, aspettate che vada a prendere. Aspettate, allora vado a prendere la domanda esatta e comunque ecco, aspettate un secondo, che casino, oggi veramente ragazzi è terribile. Allora, tosse grassa per una persona in gravidanza. Quindi un olio essenziale che sia assumibile anche da una persona in gravidanza e che però possa essere efficace per questo tipo di tosse. Allora, io mi ero appuntata questo limone sublinguale, magari pizzica un pochino, però è efficace e probabilmente necessario perché se c'è tosse grassa presumo che ci sia catarro, quindi insomma, secondo me c'è un olio essenziale che sia depurativo per il tratto respiratorio, per bronco. Broncopolmonare e sicuramente il limone è uno di quelli da utilizzare e tra l'altro non ha controindicazioni per una donna in gravidanza, soprattutto se ne usiamo poco. La modalità sublinguale potrebbe essere se non c'è un problema di pressione magari molto bassa. Scusate. E poi sicuramente il lemongrass in diffusione o anche per esempio tipo nell'aerosol, nei suffumigi, nell'aerosol no, però come uso aerosol per intenderci. Poi eucalipto, scusate, ok, qui c'è il commento di una persona che chiede per esempio quali oli essenziali sia possibile utilizzare quando c'è una sinusite con del dolore, delle problematiche anche non soltanto legate al catarro, ma anche proprio al dolore. Allora, in questo caso, no, ma che difficoltà c'è, perché il cellulare ha di bello che si continua a chiudere. Dovrò trovare un'altra soluzione. E quindi, mal di testa da sinusite con dolore all'arcate sopraccigliari e narici. E questa persona sta già utilizzando eucalipto, menta e lavanda. Allora, eucalipto, menta, lavanda. Allora, di là che la menta va benissimo, però magari adesso siamo in inverno, come ci avviamo verso l'autunno, non siamo in inverno, però comunque potrebbe essere magari da mettere sul viso un po', potrebbe dare un po' fastidio. Quindi il consiglio mio potrebbe essere di provare a, mi ero segnata, utilizzare il cipresso per fluidificare l'eucalipto e il lemongrass, sicuramente tenete presente che lemongrass e cipresso sono veramente molto potenti come fluidificanti, quindi li potete utilizzare davvero in molti modi. E poi, ecco, lo potete usare sull'oggetto aromatico, lo potete utilizzare per fare i suffumigi cosiddetti. Magari provate a mettere da parte un attimo la menta e per il dolore io userei copaiba e lavanda e anche sicuramente lemongrass può essere di aiuto, quindi magari un roll-on da utilizzare sui seni paranasali e magari nella zona qua della fronte dove c'è la sinusite, quella che dà dolore, che crea davvero l'infiammazione, il roll-on sicuramente è molto molto utile, magari
facendo in modo che, ecco, di attendere quell'attimo che c'è la lacrimazione magari dell'occhio, e poi sicuramente io lo uso spesso anche per quando magari c'è un po' di occhiaia, perché è un fluidificante, quindi aiuta a drenare, perciò è di solito molto efficace. Io come me lo metto, di solito inizio a soffiarmi il naso quasi subito, quindi la soluzione Roll-On io la consiglio caldamente, poi certamente anche ovviamente i fumi e tutto il resto, però il Roll-On lo possiamo portare dietro, ce lo possiamo mettere in diverse situazioni. Ecco, sicuramente può essere per un uomo magari un po' aromatico, e quindi magari prediligere la sera in momenti in cui non è troppo in mezzo alle persone, però comunque gli oli essenziali che mi sentirei di proporre sono questi, quindi ricapitolo: eucalipto va benissimo, lemongrass anche, cipresso sicuramente, e copaiba e lavanda soprattutto per attutire il dolore. Cosa metterei nel Roll-On? Ah, si potrebbe tranquillamente pensare di mettere eucalipto, lemongrass, cipresso e anche copaiba e lavanda. Se invece vogliamo mettere nell'acqua quella che si utilizza per ammorbidire, per far sciogliere, lì metterei soltanto cipresso, lemongrass ed eucalipto soprattutto. Ok, e questa l'ho più o meno esaudita. Poi una persona che ha fatto il vaccino e da lì si sente tutto il fuoco dentro, sente quella reazione tipica che a volte viene riportata da alcune persone di sentirsi veramente come degli accendini in tutto il corpo. Allora, il consiglio mio è di utilizzare incenso, lavanda, menta, e di utilizzare anche la menta in acqua per bocca, proprio per mandare anche giù internamente uno stato di, sì, per creare una sorta di freschezza che vada un po' a controbilanciare. L'olio essenziale in questo caso di riferimento, quello che consiglio prioritariamente, è l'incenso, quindi sia per il Covid sia per il discorso del vaccino potrebbe essere utile aiutarsi con l'incenso, che è un olio essenziale che ha moltissimi principi attivi, pieno di monoterpeni che hanno una maggiore facilità a penetrare, quindi solitamente sapete che l'olio essenziale va dove serve, è un po' come se avesse una sorta di intelligenza implicita, per cui riesce ad essere utilizzato dal corpo, per meglio dire il corpo che sa dove va usato, e l'incenso, essendo altamente biodisponibile, naturalmente si presta bene ad essere utilizzato correttamente dal corpo per risolvere quello che deve risolvere, quindi in linea di massima l'incenso direi assolutamente. Allora, vediamo se però il post parlava anche di qualcos'altro. Ok, come macchie rosse sul corpo senza dolore e sulle mani, ma in questo caso una dolorosa sensazione di fuoco dentro. Ok, sulle macchie si può utilizzare sicuramente la lavanda, l'incenso e anche la menta. Dopo la menta magari nei quantitativi che siano compatibili con la stagione, con la sensazione che la persona sente. No, ma posso avere il computer che si spegne e il cellulare che si chiude? Dai, no. Io ho bisogno di una segretaria, se qualcuno si vuole candidare io ho veramente bisogno. Bene, poi F prima che si spenga, poi allora, Monica Galeotti mi dice: mi aggiungerei anch'io, ha scritto da Angela Zappa. Dopo 2 settimane dal vaccino a luglio mi è stata diagnosticata una pericardite, questo è un grande classico anche questo, ho seguito una trasmissione proprio dove c'era un mio amico cardiologo che parlava, questa è una cosa che insomma sembrerebbe ogni tanto presentarsi, quindi ci vorrà parecchio tempo prima di sfiammare il pericardio, ora va molto meglio, vorrei integrare con oli essenziali che lavorino a sostegno del risanamento del pericardio. Allora, in questo caso io l'indicazione che vi darei è quella di utilizzare la maggiorana. La maggiorana, che è un olio essenziale che tende ad essere molto sfiammante, molto tranquillizzante anche e regolarizzante, e soprattutto è un olio essenziale che si utilizza sempre quando si deve lavorare sul muscolo, quindi il muscolo cardiaco, che è comunque un muscolo, ha bisogno di essere, secondo me, viene sostenuto meglio da oli essenziali che possano dialogare bene con la sua composizione.
con la sua composizione biochimica, per cui la maggiorana, la lavanda e anche qua l'incenso, stessa cosa. Anche Angela riferisce di questa sintomatologia post vaccino, quindi tutte le volte che c'è una qualche sintomatologia che secondo voi potrebbe essere in qualche modo riferita o il vostro medico vi ha detto potrebbe essere ascrivibile al discorso dei, diciamo, quei sintomi che ci possono essere post vaccino, userei l'incenso. Come? Allora, attenzione, qua nel caso di Angela che ha la problematica proprio sul pericardio, io utilizzerei questa modalità, che è una modalità secondo me molto carina, un po' particolare. Voi potete mettere gli oli essenziali su una garza, su magari anche se potete trovare quelle garze che hanno il cotone idrofilo all'interno, avete presente garza, cotone idrofilo, garza, ecco, che trattenga un pochino di più la molecola aromatica e poi lo mettete direttamente qua sul cuore, altrimenti naturalmente con il solito roll-on, olio vettore ovviamente, lì dipende da quanto potete ungervi, ok? Però diciamo che ci vorrebbe bisognerebbe tenere un pochino a contatto l'olio essenziale, quindi se noi lo mettiamo non con l'olio vettore, l'olio vegetale direttamente in assoluto, si disperde molto velocemente, quindi poi naturalmente il corpo, il derma lo può assorbire solo in minima parte e quindi insomma poi va, giunge a destinazione solo una parte minima. Quindi invece potendolo mettere con una modalità che sia un pochino più continuativa nel rilascio, naturalmente siete più avete possibilità di beneficiarne molto meglio. Quindi metterei maggiorana, lavanda e incenso, in che quantità? Ma così come anche per il roll-on di prima, insomma, potete anche mettere più o meno in parti uguali, non è che qua, a parte la menta, quando si parla di menta naturalmente sempre tenete in considerazione che raffredda, quindi dovete testare, valutare la reazione del vostro corpo per capire quanto riuscite a sostenerla, però in linea di massima direi che maggiorana, lavanda e incenso li potreste mettere anche in parti uguali. Ovvio, l'incenso è una nota bassa, potreste metterne anche un pochino meno e aumentare e mettere in parti uguali lavanda e maggiorana. Se avete la possibilità, magari se mettiamo il caso aveste delle assunzioni farmacologiche di un certo tipo, siete tranquilli perché comunque sono tutti oli essenziali che non hanno problemi, anche se foste in gravidanza, per dire. Ecco, e quindi direi che se volete qualche consiglio sull'assunzione, sulle percentuali, sulla quantità, lì tenete in considerazione che dipende sempre molto anche da quanto riuscite a diluire, quanto vi potete permettere di essere appunto unti, perché in alcune zone del corpo, come può essere la schiena, come può essere qua davanti, noi adesso ci dobbiamo vestire, quindi non è che possiamo troppo, ecco, essere unti. Naturalmente magari la sera quando voi andate a letto fate la doccia, però durante il giorno bisogna sempre un po' cercare delle modalità che siano compatibili con questo, quindi sempre anche in diffusione e possibilmente sull'oggetto aromatico, perciò la possibilità comunque di far entrare nel corpo gli oli essenziali lo stesso la avete sempre utilizzando la modalità olfattiva. C'è però la domanda di una persona che chiede, allora vediamo se riesco a recuperare il nome. Ecco, niente, allora come avevo preannunciato devo stoppare la diretta perché adesso appunto devo ricevere delle persone. Niente, ci vediamo tra un 20 minuti, mezz'ora circa e riprendo le domande da questa che è la psoriasi, che ha una definizione, un nome, adesso poi la vado a ripescare, una particolarità. Comunque partiamo poi da lì, a dopo.